Con Alberico Vivani analizziamo prima di tutto il derby tra Inter e Milan. È stato un pareggio giusto? Ma forse nel primo tempo il Milan sicuramente ha sviluppato miglior gioco, ha avuto maggiore occasione e avrebbe potuto chiudere la partita. Nel secondo tempo un po' di stanchezza, l'Inter è venuta leggermente fuori e ha trovato questo gol, quindi alla fine forse il pareggio, ma nella gara il Milan ha fatto qualcosa in più secondo me. Balotelli ha avvertito un po' troppa emozione ritrovandosi di fronte l'Inter o no? Sì, analizzando la partita è un giocatore che può fare sicuramente molto meglio perché ha delle grandi doti. Avrà subito un pochino di emozione, un po' gli è andato fastidio i cori contro degli ex tifosi, però è sempre un giocatore importante, per il Milan è sicuramente un'arma in più. E Sharawy è tornato alla rete, si era detto che con Balotelli non riusciva più a segnare, c'era stato questo mini digiuno, può essere una lettura questa oppure è stato soltanto un caso? No, non ho mai pensato che non fossero compatibili, anzi credo che insieme possano fare veramente grandi cose, anche non solo nel Milan ma anche in nazionale. Quanto riguarda invece De Sciglio, da grande esperto della fascia, è il nuovo Tassotti? Sì, Mattia è un ragazzo che ho avuto nel settore giovanile del Milan, l'ho avuto da allievo e da giovanissimi e gli si prospettava già una grande carriera perché è giocatore non solo nei piedi ma anche nella testa e non mi meraviglia che stia facendo ottime cose, ma secondo me ha ancora molti margini di miglioramento. Il paragone si può aspettare? Il paragone con Tassotti? Ci sta perché ha grandi doti tecniche, fisiche e comportamentali. Ultima considerazione sulla classifica, il terzo posto per il Milan, quante sono le possibilità? Adesso ha già raggiunto parecchie squadre, se la giocherà fino in fondo. È la squadra che sta meglio a livello di condizione fisica ma anche mentale, perché quando uno recupera così tanti punti in poco tempo adesso ci crede e credo che possa anche conquistarlo questo terzo posto.